Thank you.
Nonostante la sconfitta pesante, possiamo senza ombra di dubbio affermare che la migliore in campo di questa gara è stata la capitana del Panormus, Alessandra Di Luciano, il portiere di questa squadra che ha salvato il risultato in tantissime, ma tantissime occasioni. Sì, diciamo che ci abbiamo provato fino all'ultimo, poi in questi casi il cuore va oltre l'ostacolo. Io, per quello che ho potuto, ho cercato di dare il massimo fino alla fine. Poi purtroppo, come si dice, il pallone è rotondo, arriva a un certo punto che non puoi fare più niente. In ogni caso, guardando il bicchiere mezzo pieno, essere arrivati a quest'atto finale è già una soddisfazione per la vostra società? Sì, per noi sicuramente un grande risultato, se considera che comunque la società è nuova. Le ragazze abbiamo iniziato che nemmeno ci conoscevamo, quindi è già un traguardo importante essere arrivati fino a qua. Adesso la mente è rivolta al campionato? Quello sicuramente, domenica si riparte, testa e cuore sempre in mezzo al campo fino alla fine. Mister Chiurulli, una nuova esperienza sempre nel territorio teramano, un'altra squadra da forgiare, oggi purtroppo non c'è stata partita, anche se avete avuto 3-4 belle occasioni anche voi, però la vittoria della squadra avversaria non si discute. No, diamo merito all'avversario perché hanno meritato di vincere la partita. Noi eravamo un po' rimaneggiati perché ci mancavano 4-5 ragazze, però non è un attenuante. Loro sono stati superiori, le occasioni che hanno avuto le hanno sfruttate. Pazienza, questa è un'esperienza nuova per la Panormus, come l'ho avuta l'anno scorso con il Nepezzano. È un'esperienza positiva, speriamo di continuare così, anche se dovrebbe essere il mio ultimo anno sulla panchina, perché vorrei smettere di allenare, perché mi sono proprio stufato. Però vediamo. Beh, insomma, mai dire mai. No, ma tu mi conosci dal 96 che calco il calcio femminile. È ora di mollare, di abbandonare le armi e scappare, rifugiarsi in tranquillità e basta. Però vabbè, bisogna finire la stagione. Beh, la stagione la porterò a termine, come l'anno scorso a Nepezzano io già avevo annunciato a gennaio che me ne sarei andato, però io da buon professionista porto a termine la stagione. Adesso la mente è rivolta al campionato, ma per la Coppa quale vede come favorita? Beh, io sinceramente penso che sia la battaglia tra il Nora e il Pescara. Sono potenzialmente le più forti, però il Colonnella è una mina vagante. Così come l'altra semifinalista? Il Monte Silvano è una squadra giovane, però pratica un buon futsal. Quindi ne vedremo delle belle. Ma senz'altro, speriamo. Il signor Gino Gabriele, dirigente del Fortitudo Colonnella, bissate l'appuntamento conquistato l'anno scorso sperando in un cammino migliore. Sì, abbiamo avuto parecchi infortunati, alcuni di loro li stiamo recuperando adesso. Speriamo che, nonostante il breve tratto che c'è tra oggi che e il 6 che dovremmo giocare con il Nora, speriamo di recuperare la Pastorini che viene da un infortunio muscolare. E poi che le devo dire, poi vinca il migliore, perché se siamo tutti al completo ce la giochiamo, questo posso dirle. Oggi una gara senza storia, c'è stato il portiere avversario che ha salvato una gran quantità di gol. Ma è molto brava la portiere, mi sono complimentato con lei proprio per le numerose parate, a volte siamo stati noi a colpirla, ma molte volte è stata brava lei in spaccata con i piedi, sembra un portiere di palla a mano. Per quanto riguarda invece la vostra società, oltre al cammino di Coppa, il campionato, che cosa vi propone? Ahimè, come le ripeto, veniamo da un numero grande di infortuni, da operazioni al ginocchio per riferirmi a Giorgia Carlini, aprile scorso e ancora recupera, e poi altri muscolari che praticamente ci hanno fatto sì nella partita ultima col Nora, sei infortunata la Pastorini, Giorgia Armillei. Poi ci sono state le varie influenze, quindi le devo dire che è un periodo non proprio. Speriamo che comunque l'abbiamo superato mettendo alle spalle il 2023,
nel 2024 siamo adesso, questa è la prima partita. Devo dire che si sono mosse meglio, al di là del numero di gol che potevano essere molti di più, però la squadra ha reagito e stiamo recuperando. Purtroppo noi veniamo anche da un problema di allenamenti perché non abbiamo più la palestra a Colonnella, quindi dobbiamo elemosinarla a volte in un posto, a volte in un altro. Questo non è per fare polemico o crearsi delle attenuanti, però è la verità, è un dato di fatto. Adesso ci sono state le festività di Natale col Capodanno, quindi adesso piano piano cercheremo di recuperare il cammino anche in campionato.